Oggi è un giorno difficile, è giunto il momento di venire fuori e di parlare un attimo dei miei problemi, delle discriminazioni che ricevo tutti i giorni nel mondo, in privato, non in privato, nella società. È un video difficile, sofferto, ho pensato molto prima di farlo, ma solo che mi sento di dovervi parlare dei miei problemi. E farmi portavoce di quelli che sono sicuramente i problemi di molti, anche di, penso, qualcuno che stia guardando questo video avrà i miei stessi problemi. Problemi legati all'alopecia androgenetica. Sì, avete capito bene, la calvizie. Oggi, nel 2018, non è possibile ricevere questi soprusi qua per la calvizie. Io stesso, quando ho dovuto prendere parte a un famoso clip del web, sono stato costretto dal regista ad indossare una parrucca per nascondere la mia alopecia androgenetica. E tutto questo non mi sembra più possibile. È giunto il momento di dire basta. Anche io stesso, mi sento di avere le possibilità per poter esprimere la mia calvizia senza paura, assolutamente. Non devo andare in giro a nascondermi, a mettermi il cappellino, a farmi i riportini o andarmi a fare trapiantini. Assolutamente no. Questo non è più possibile nel 2018. Chi è calvo deve poter essere fiero di essere calvo. Quindi io da oggi creerò questo movimento Calvi e Belli, dove mi prenderò cura di tutte le persone che hanno problemi o soprusi legati al loro status di calvizie. Chi è calvo non deve andare in giro a nascondersi. E io con il movimento Calvi e Belli mi voglio fare portavoce di tutte quelle persone che hanno subito crimini, discriminazioni in qualsiasi ambiente lavorativo, nell'ambito della moda, del fashion blogging, della pubblicità. Perché noi calvi non possiamo fare pubblicità? Perché noi calvi non possiamo fare influencer? Siamo discriminati? Siamo di serie B per caso? Rispondete. Con il mio movimento Belli e Calvi sono intento, seriamente intenzionato a cambiare le cose, a mettere sullo stesso piano sia i calvi che quelli dotati di capelli. Con il movimento Calvi e Belli sono intenzionato a porre fine alla parola discriminazione per noi calvi. Anche te che stai guardando puoi fare molto per noi calvi. Se vedi qualche amico che insomma tende a nascondere il suo status di calvo, con cappellini o con riporti o quant'altro, consigliali il movimento Calvi e Belli e invito tutti quelli che hanno subito soprusi o discriminazioni a scriverli qua sotto o scriverli direttamente in mail al movimento Calvi e Belli. Perché non è possibile che al giorno d'oggi i calvi siano ancora oggetto di continue soprusi e discriminazioni. Anche noi vogliamo lavorare nel mondo della moda, del fashion blogger, vogliamo poter mostrare la nostra calvizia in totale serenità, senza dovercene vergognare. Quindi è giunto il momento di dire basta. Mi raccomando, seguite il movimento Calvi e Belli. Ci vediamo al prossimo video.